Mi raccomando, seguite la lezione precedente, perché adesso entreremo nel dettaglio in questo discorso. Perché? Perché andremo ad approfondire un importantissimo recettore metabolico nucleare, che è il recettore metabolico nucleare della vitamina A. Quindi parliamo un po' della vitamina A, che più o meno voi tutti conoscete, e poi cerchiamo di capire come essa svolge le sue funzioni. Allora, la vitamina A può essere assunta in due forme. Ok, allora, quindi, recettore metabolico nucleare dell'acido retinoico ATRA. Come vi avevo detto nella precedente lezione, i recettori metabolici nucleari agiscono da eterodimeri, quindi sono complessati due monomeri. E in questo caso, nel caso del recettore metabolico nucleare dell'acido retinoico ATRA, l'eterodimero è questo qui, costituito da un monomero, che è il monomero RXR, e l'altro monomero, specifico per il nostro acido retinoico ATRA, è il monomero RAR, che sta per Retinoic Acid Receptor. Questo è in linea generale il nostro DNA. Una parte della sequenza del nostro DNA specifica, RARE, rappresenta il sito, altro non è che il sito di riconoscimento, quindi una sequenza genica nel genoma, è il sito di riconoscimento per il nostro recettore. Quindi, anche se lo chiamo recettore al singolare, sappiate sempre che quando agisce, agisce sotto forma di eterodimero, quindi ricordatelo. Quindi questo è il sito di riconoscimento per il recettore RXR-RAR, che appunto vi ho detto è il recettore metabolico nucleare dell'acido retinoico ATRA. Cosa accade quando non è presente il nostro acido retinoico ATRA? Allora, ecco qui un semplice schemino. Che cosa determina la trascrizione dei geni grazie ad attivazione del recettore metabolico nucleare RAR RXR? E questo grazie, come abbiamo visto, al legame con l'acido retinoico ATRA. Che cosa determina? Naturalmente sono geni che vengono trascritti e che codificano per cosa? Per proteine importanti, ma per che cosa? Per il differenziamento cellulare. Ma di che cosa? Vi ho già detto, del sistema immunitario, e in particolar modo dei granulociti neutrofili. Adesso, allora, come vi ho già accennato nel precedente fotogramma, la mutazione principale, esiste una mutazione principale chiamata PML RAR alfa, che colpisce appunto il gene per il recettore RAR alfa, quindi il gene che dà origine normalmente al recettore RAR alfa, importantissimo, come abbiamo visto, perché poi forma un eterodimero con assieme a RXR, come abbiamo visto nel fotogramma precedente, e consente all'acido retinoico ATRA di poter agire, quindi alla vitamina A di poter agire. Però ecco, a causa di questa mutazione